è con noi Lorenzo Tomba, che è anche uno degli organizzatori, collabora insieme al consigliere comunale Sara Brilli, con l'assessorato alla cultura e alle politiche giovanili, che organizzano e promuovono queste serate culturali. Parleremo, anzi ci parlerà del significato della relatività, però è anche corretto dire parleremo, perché se siete già venuti ad altre iniziative sapete che un po' la peculiarità di questi incontri è di avere una relazione relativamente breve e poi un ampio spazio per il dibattito, per le domande, per fare cultura insieme, per scoprire qualcosa di più assieme, quindi arricchirci l'un l'altro grazie alle nostre domande, ai nostri interventi, anche alle risposte alle nostre curiosità che Lorenzo ci fornirà. Vi volevo aggiungere che proprio grazie alla collaborazione di questi giovani, da oggi c'è anche un canale YouTube che si chiama Stagione del Pensiero, quindi su questo canale di YouTube si può trovare già la registrazione della lezione della scorsa settimana che è stata tenuta da Ludovico Bruni. E caricheremo anche questa e poi la prossima, il 25 novembre, pure di Federico di Giacomo, Galileo, Liuto e il teorema di Pitagora. Io ho detto, la sala è piena, Lorenzo, ti cedo la parola e grazie. Allora, quello che cercheremo di ripercorrere un po' stasera è il filo conduttore, il ragionamento logico che ci ha portato a trasformare radicalmente la concezione che abbiamo di spazio e tempo e che ha portato anche ad uno dei maggiori traguardi che l'uomo abbia mai raggiunto nella comprensione dei fenomeni fisici che regolano l'universo. Ovviamente questo non è un percorso che si può fare senza troppi strumenti matematici. Quello che oggi farò è semplicemente trarre un po' il filo del ragionamento, riflettere sui principi fisici, più che sulle applicazioni matematiche, più che sulla descrizione matematica dei fenomeni, mi soffermerò sui principi fisici, cioè su quelle leggi che vanno proprio a determinare il comportamento dell'universo in cui viviamo. Partiamo proprio da uno dei principi cardine della meccanica classica, che è il principio di inerzia. Noi diciamo che un corpo va per inerzia quando? Quando si muove senza essere spinto da nessuna forza, giusto? Per esempio nello spazio noi vediamo gli astronauti magari che devono fare della manutenzione alla stazione spaziale che si legano con un cordone molto evidente alla navicella, perché basterebbe che loro si spingessero con un dito contro la navicella che riceverebbero una spinta che li farebbe allontanare dalla navicella infinitamente senza mai più tornare indietro. Quindi possiamo enunciare un principio fondamentale della meccanica: se la risultante delle forze applicate a un corpo è nulla, quindi se non ci sono forze applicate a un corpo, o il corpo sta fermo o si muove a velocità costante. In realtà questo è un po' controintuitivo se ci pensiamo bene, perché noi siamo abituati a vedere i corpi che dopo un po' si fermano. Nella nostra visione dei fenomeni il movimento è qualcosa di transitorio, non qualcosa di duraturo. Cerchiamo sempre di spiegarlo il movimento. In realtà ci dice Galileo che il moto rettilineo uniforme non ha bisogno di spiegazioni, è semplicemente una manifestazione naturale del moto dei corpi. Ok? Gli oggetti si muovono di moto rettilineo uniforme o sono a velocità costante se la risultante delle forze applicate è nulla. Fin qua, pensando un po' magari all'esempio dell'astronauta, non dovremmo avere grossi problemi, insomma, sono concetti abbastanza che rientrano nel quotidiano. Passiamo oltre e ci chiediamo se questo principio vale sempre. È sempre vero che se un corpo non riceve forze, allora non accelera? Pensiamoci bene, immaginiamo di essere su un autobus che si muove a velocità costante, ok? Si muove anche velocissimo, può anche andare molto molto veloce, però deve andare a velocità costante. Ci mettiamo con dei pattini in mezzo al corridoio dell'autobus. Beh, se l'autobus non inchioda e non accelera, ne riusciamo a stare fermi con i pattini in mezzo all'autobus, giusto? Ma appena l'autobus inchioda, è come se noi sentissimo una forza misteriosa che ci spinge da dietro e che ci butta in avanti, giusto? Però questa forza in realtà non esiste, è una forza apparente o una forza fittizia, si chiama in fisica. Perché? Perché è una forza che io misuro da un sistema di riferimento che non è inerziale. Io chiamo inerziale tutti quei sistemi di riferimento in cui
arrivare al principio di inerzia, ok? Cioè tutti quei sistemi di riferimento in cui se non ci sono forze, allora la velocità è costante. L'autobus è un sistema di riferimento inerziale finché va a velocità costante, ma quando accelera o decelera, perché magari l'autista dà gas o perché c'è un ostacolo per cui deve frenare, non è più un sistema di riferimento inerziale, non vale più il principio di inerzia. Se ci pensiamo bene, anche in questa giostra noi vediamo delle forze apparenti, perché in realtà la forza che ci spinge verso l'esterno, quella che noi chiamiamo forza centrifuga, in realtà non esiste, cioè noi siamo... ogni corpo tende ad andare comunque lungo la tangente alla curva, ogni corpo vorrebbe continuare ad andare dritto. L'unica vera forza che agisce è quella della tensione delle corde che trattengono ogni seggiolina verso l'interno. Quindi in realtà la forza centrifuga è una forza che non esiste, è una forza apparente o fittizia, me la invento io per riuscire a spiegare cosa succede. Ma in realtà ogni seggiolino vorrebbe andarsene dritto, scagliarsi lungo la tangente della circonferenza, giusto? L'unica vera forza che c'è è quella delle funi che trattengono i seggiolini alla circonferenza. Quindi vediamo che non è sempre vero. Il principio di inerzia è vero soltanto in alcuni sistemi di riferimento chiamati inerziali, che si muovono tra loro a velocità costante. Quindi, la Terra per esempio è un sistema di riferimento inerziale. Sulla Terra, se non imprimo delle forze su un corpo, un oggetto sta fermo. Se mi muovo a velocità costante rispetto alla Terra, per esempio sono su una nave o su un aereo, il principio di inerzia continua a valere. Perché se io su un aereo appoggio una pallina su un tavolo e l'aereo va esattamente a velocità costante, la pallina non inizia a muoversi da sola. Quindi in realtà qualunque sistema di riferimento che si muove a velocità costante rispetto a un sistema di riferimento inerziale è anche lui inerziale, cioè vale il principio di inerzia. Ok, arriviamo così a formulare il primo grande principio di relatività, che è stato in realtà formulato molto prima di quello di Einstein da Galileo Galilei, nel dialogo sopra i massimi sistemi del mondo. Adesso il testo è anche abbastanza complicato da leggere perché è un italiano un po' arcaico. Vedo parafraso un po', Galileo dice: andate con qualche amico su una barca. In questa barca abbiamo delle mosche, delle farfalle e tanti animali. Abbiamo un vaso dell'acqua con dentro dei pesci e abbiamo un bidone con un foro che fa gocciolare delle gocce dentro un altro vaso. Bene, se noi guardiamo la nave ferma, ovviamente tutte quante le farfalle si muoveranno in maniera abbastanza casuale, ma in maniera abbastanza uniforme. Lui dice, se facciamo partire la nave, se iniziamo a far muovere la nave di modo che tiene uniforme, non cambia in realtà nulla. Se faccio un salto in avanti o un salto all'indietro, non è che il salto in avanti è più corto perché la nave si muove sotto, ok? Le leggi della fisica sono le stesse in ogni sistema di riferimento inerziale, quindi anche la nave, ok? Questo sembra un po' controintuitivo, perché se io per esempio sono su un aereo che si muove a una velocità altissima, comunque le leggi fisiche che sperimento sull'aereo sono esattamente le stesse che sperimento a terra. Se poi l'aereo accelera o decelera, questo è un altro discorso, non è più un sistema di riferimento inerziale. Ok. Qua continua il testo di Galilei, che sostanzialmente fa questo esperimento mentale, cioè dice, poniamoci in questa barca, vediamo che differenze ci sono tra un sistema fermo e un sistema in movimento. Non cambia esattamente nulla. Ok, possiamo quindi esporre il principio di relatività galileiana, che è il primo grande principio di relatività, cioè il primo principio che ci dice come variano le leggi fisiche da un sistema all'altro. E questo è il principio di relatività: come cambiano le leggi fisiche passando da un sistema di riferimento, da un osservatore, all'altro. E Galileo dice: le leggi della meccanica sono le stesse in ogni sistema di riferimento inerziale. Quindi arriviamo a definire il primo grande principio di relatività, che farà poi da cardine per tutte le speculazioni successive. Ecco, ovviamente questo principio lascia aperti un sacco di problemi. Ma cosa avranno di tanto speciale questi sistemi di riferimento, dato che solamente in questi sistemi posso dire che valgono le stesse leggi fisiche? Capite che è un po' un problema, perché solamente in quelli valgono? In ogni sistema che si muove a velocità costante rispetto a loro valgono?
ma negli altri infiniti possibili no? È chiaro che ci lascia un po' insoddisfatti questa descrizione della relatività galileiana. Lascia aperti molti problemi. Per esempio, un altro problema è: come posso stabilire se un sistema di riferimento è inerziale oppure no? Beh, è inerziale se si muove a velocità costante rispetto a un altro sistema di riferimento inerziale. Ma questo perché è inerziale? Perché si muove a velocità costante rispetto a un altro sistema di riferimento inerziale. Potremmo andare avanti all'infinito. Quindi, non sappiamo cosa sono, non sappiamo come capire quali sono, non sappiamo perché le leggi fisiche valgono solamente lì, abbiamo una teoria abbastanza debole. Per quanto importante nello sviluppo della fisica, ci sono un sacco di buchi in questa descrizione. Ecco, vediamo di capire come, col passare del tempo, si arriverà a dare una risposta a tutte queste domande. Ecco, con un salto storico enorme, arriviamo a parlare di elettromagnetismo. La teoria dell'elettromagnetismo ha segnato profondamente la storia della fisica, perché queste quattro equazioni, che sono le equazioni di Maxwell, riassumono completamente ogni fenomeno elettromagnetico. Cioè, qualunque fenomeno di natura elettromagnetica è perfettamente descrivibile da queste quattro equazioni, che sono abbastanza complesse matematicamente parlando, però la loro soluzione è abbastanza semplice. Cioè, se noi ci mettiamo a fare il calcolo e risolverle, ci salta fuori che devono esistere delle onde. Per forza, se queste qui sono vere, esistono delle onde elettromagnetiche che si muovono a una certa velocità, che è questa qua, quasi 300.000 km al secondo. Il problema però è, visto che prima dicevamo sempre che ogni corpo si muove rispetto a qualcos'altro, noi troviamo che la velocità è questa, ma la domanda ovvia è: rispetto a che cosa? Questo è stato un problema molto difficile da affrontare per i fisici. Perché? Perché in realtà la soluzione delle equazioni non diceva nessun mezzo, non implicava un mezzo. Per esempio, per le onde sonore io so che si propagano rispetto a un mezzo che è l'aria. Il suono si propaga a 340 metri al secondo rispetto all'aria. Cioè, c'è un sistema di riferimento rispetto al quale misurare la velocità. Per la luce invece no. E questo è un grosso problema, perché è incompatibile con la meccanica classica. In meccanica classica posso sempre dire rispetto a cosa mi muovo. Con la luce è la stessa rispetto a un sistema di riferimento, ma non ce n'è uno privilegiato. Cioè, la luce non si muove a quella velocità rispetto a un particolare sistema di riferimento. E questo ha creato non pochi problemi. Vediamo come Einstein ha cercato di recuperare sia l'elettromagnetismo che la meccanica classica, cercando di trovare una brillante combinazione tra la meccanica classica e l'elettromagnetismo. Ok, Einstein allora nel 1905, nel suo articolo sull'elettrodinamica dei corpi, decide di rifondare, riscrivere completamente tutta la fisica partendo solamente da due principi. Il primo dice: le leggi della fisica sono le stesse in ogni sistema di riferimento inerziale, quindi qua estende la relatività galileiana all'ambito della fisica, non solo della meccanica, per riuscire a comprendere anche l'elettromagnetismo. Quindi lui dice: secondo me le leggi di tutta la fisica valgono in ogni sistema di riferimento inerziale. Poi dice anche: vabbè, accettiamo il fatto che la velocità della luce è la stessa rispetto a ogni sistema di riferimento inerziale. Molti altri fisici ci trovavano nelle scappatoie, cercavano dei modi per dimostrare che non è così. In realtà alcuni, per esempio, proposero anche l'esistenza dell'etere, che è un fluido incorporeo, impalpabile, invisibile, che trasporta le onde elettromagnetiche, ma fu smentito. Non c'è un mezzo privilegiato per la luce. La luce ha la sua velocità rispetto a ogni sistema di riferimento inerziale. Quindi, partendo da questi postulati, che sono comunque ragionevoli, perché derivano da considerazioni sperimentali, andiamo a vedere come si ricostruisce la fisica. Ok, facciamo un altro esperimento mentale. Okay? Cioè, un esperimento che potremmo realizzare dal vivo, però in realtà non è necessario, possiamo facilmente immaginare cosa succede. E l'esperimento è il seguente. Immaginiamo che ci sia un osservatore fermo, qua, in questo punto, e un'altra persona, un altro osservatore, si muove in questa direzione, passando quindi accanto al primo osservatore. Ok, quindi lui si muove con una certa velocità e passa di fianco all'osservatore che invece è fermo.
che è questo qua sotto. Mentre passa di fianco a questo osservatore, invia un lampo di luce verso l'alto, un impulso di luce con una torcia, invia un fascio luminoso. E vediamo come si muove la luce per entrambi i sistemi di riferimento. Partiamo col sistema di riferimento in movimento. Allora, il sistema di riferimento in movimento, quando arriva di fianco al primo osservatore, invia un impulso di luce. E naturalmente noi sappiamo che se inviamo un impulso di luce verso l'alto, l'impulso di luce andrà sempre verso l'alto, no? E visto che le leggi della fisica valgono in ogni sistema di riferimento inerziale, lui che è inerziale vedrà la luce andare verso l'alto. Quindi mentre si muove vede sempre sopra di lui impulso di luce. L'altro osservatore, invece che stava qua fermo, vede l'impulso partire da qua e alzarsi sempre di più. Giusto? Cioè, arrivano nello stesso punto, a un intervallo di tempo. Però mentre l'osservatore fermo la vede muoversi in diagonale, quello in movimento la vede muoversi in verticale. Ok? Ora consideriamo un triangolo grande, ok? E cerchiamo un po' di ricostruire le lunghezze dei vari lati del triangolo equilatero. Allora, ovviamente, questo cateto è lo spazio che percorre l'osservatore in movimento. E dato che la velocità noi la misuriamo come spazio fratto tempo, per ottenere una distanza basterà moltiplicare la velocità per il tempo. Se io per esempio faccio 20 km all'ora e voglio sapere quanto spazio faccio in 2 ore, basterà fare la velocità che faccio per il tempo per cui la percorro. Quindi questo cateto qui sarà lungo v per t, la velocità per il tempo che ho raggiunto qua. Ok? Ecco, l'ipotenusa invece, dato che lungo l'ipotenusa è la luce che si muove, qua metterò la velocità della luce c per il tempo. Ecco, ovviamente anche rispetto all'osservatore in movimento la luce si muove sempre con velocità c, e qua c'è un problema enorme perché la luce qua percorre una distanza con una certa velocità, qua percorre un'altra distanza con la stessa velocità. Come si risolve il problema? Velocità è la stessa, lo spazio è diverso, la variabile libera qual è? Il tempo. Quindi il tempo non passa con la stessa velocità rispetto al sistema di riferimento fermo o quello in movimento. Cioè il tempo scorre in maniera diversa. Però il fisico non si accontenta di questo, non si accontenta di vedere che il tempo scorre in maniera diversa, vuole calcolare quanto diversa è la velocità con cui scorre il tempo. Ok, intanto qua notiamo subito una cosa molto importante, che l'ipotenusa di un triangolo equilatero è sempre maggiore di un cateto. Quindi se questo qua è CT e questo qua è VT, io posso deformare finché mi pare il triangolo che C sarà sempre maggiore di V. Quindi la velocità della luce io non la potrò mai superare. Ok, ora basandoci su questo triangolo, cerchiamo di ricavarci l'espressione che ci dice quanto velocemente scorre il tempo nell'uno e nell'altro sistema di riferimento. Allora, visto che conosciamo tutti e tre i lati del triangolo, e visto che il triangolo è equilatero, cosa possiamo applicare? Il banalissimo teorema di Pitagora, ed è quello che faremo ora. L'ipotenusa al quadrato è c al quadrato t al quadrato, e sarà uguale alla somma dei quadrati dei cateti. Quindi v al quadrato t al quadrato più c al quadrato t0 al quadrato. E qua dentro c'è già tutto, cioè questa equazione mi dice già come passa il tempo rispetto ai sistemi di riferimento. È già tutto quanto qui dentro. Facciamo qualche calcolo per esplicitarci effettivamente il tempo. Porto a sinistra questo termine, c quadro t quadro meno v quadro t quadro è uguale a c quadro t0 quadro. Qua posso raccogliere il tempo. Divido tutto quanto per questo fattore, c quadro meno v quadro, e mi viene t quadro è uguale a c quadro fratto c quadro meno v quadro per t0 quadro.
facciamo la radice quadrata, anzi no, prima dividiamo numeratore e denominatore di questa frazione per c quadro. Adesso ve lo faccio vedere. T quadro è uguale a 1, perché c quadro diviso c quadro fa 1, c quadro diviso c quadro fa 1, meno v quadro fratto c quadro. Ok? T0 al quadrato. Estraggo la radice di ogni termine e mi viene che t è uguale a 1 fratto radice di 1 meno v quadro fratto c quadro per t0. Quindi questa cosa mi dice? Mi dice, beh, io ho un certo tempo t0 che si chiama tempo proprio, cioè quello che ognuno misura nel proprio sistema di riferimento stando fermo rispetto a quel sistema. Cioè, per esempio, t0 in questo caso è il tempo che l'osservatore in movimento misura dal suo sistema di riferimento. Ok? Questa equazione mi dice che tempo misurerò invece io che sto fermo, che lo guardo. Mettiamo qualche valore dentro. Allora, immaginiamo che le velocità siano molto piccole. Ok? Se la velocità è molto piccola, un valore molto piccolo diviso c al quadrato sarà un numero piccolissimo. 1 meno un numero piccolissimo è 1, radice di 1 è 1, quindi mi viene che t è uguale a t0. Per velocità molto piccole il tempo che io misuro stando fermo è uguale a quello che lui misura muovendosi. Quindi qua torniamo un po' al limite di Galileo, cioè il tempo come costante universale, come orologio universale che batte lo stesso tempo in ogni punto. Invece per velocità molto molto vicina a quella della luce, cosa succede? Succede che, ce l'ho anche qua, se siamo molto vicini a C, questo qua tende a 1, C quadro diviso C quadro si avvicina molto a 1, 1 meno 1 tende a 0, radice di 0 tende sempre a 0, qua stiamo dividendo per 0 o per un numero molto vicino a 0, quindi il nostro tempo si dice che diverge in fisica, cioè diventa sempre più grande, ok? Man mano che avvicino alla luce, il tempo che io misuro stando fermo di ciò che accade ad un osservatore in movimento si allunga, cioè io per esempio posso vedere col mio orologio il suo, vedo che le sue lancette non vanno mai avanti, cioè vanno avanti molto molto lentamente rispetto al mio orologio, ok? Questa è un po' difficile da credere, più che da capire, cioè uno è abituato a vedere il tempo come qualcosa di universale, cioè in ogni punto dello spazio, a ogni velocità, il tempo è quello, sono le 5 e le 5 sono dappertutto. Beh, in realtà noi questo non lo vediamo mai perché? Perché a velocità così alte non ce le vediamo mai. Però in realtà questo succede, cioè hanno fatto degli esperimenti mettendo orologi atomici molto precisi su degli aerei ad altissime velocità, e accade proprio questo, cioè il tempo non è uguale per ogni sistema di riferimento, scorre in maniera diversa per ogni osservatore. Ok, insieme a questo fenomeno della cosiddetta dilatazione dei tempi, perché osservo l'osservatore in movimento e vedo che il suo tempo non passa mai, quindi si dilata, ok? Passa molto lentamente. Accanto a questo fenomeno ce n'è un altro che è strettamente connesso con la dilatazione dei tempi, che è la contrazione delle lunghezze. Facciamo un esempio, per esempio, riferito alla fisica delle particelle. Immaginiamo i raggi cosmici che arrivano sulla nostra atmosfera. Un muone o un pione, che sono due particelle elementari che compongono i raggi cosmici, hanno delle vite molto molto brevi, circa un milionesimo di secondo. E in realtà in questo tempo non riuscirebbero ad attraversare l'intera atmosfera senza morire, senza decadere in altre particelle. Quindi per me che sto sulla Terra, lui riesce a sopravvivere perché il tempo si allunga, giusto? Ma se io sono sulla particella, il tempo che misuro è il mio tempo proprio. Quello non si allunga, è lui. Come fa quindi ad attraversare l'atmosfera senza morire prima di arrivare sulla Terra? Perché se sopravvive rispetto a me, sopravviverà anche rispetto a lui stesso. Non può essere che io da Terra vedo che ci arriva e lui dal suo punto di vista non si vede mai arrivare a Terra. È impossibile. Qualcosa dovrà succedere. Succede che si contrae
l'atmosfera. Cioè praticamente il pione, il muone che arrivano nell'atmosfera vedono l'atmosfera più corta. Quindi per me, che sono a terra, il tempo si dilata, per cui lui riesce a sopravvivere di più. Per lui che si muove, il tempo è sempre quello, perché il tempo proprio rimane costante, ok? Io misuro sempre il mio tempo, stando fermo rispetto all'orologio che misuro. Si deve per forza contrarre lo spazio, cioè il muone o il pione che arrivano dall'atmosfera, che arrivano dallo spazio, vedono proprio l'atmosfera che si accorcia. Vediamo di quanto. Ecco, se il tempo l'abbiamo dilatato dividendo per un fattore radice di 1 meno quadro su c quadro, dovrà essere esattamente l'opposto quello che faccio sullo spazio, cioè dovrò moltiplicare per radice di 1 meno quadro su c quadro. E così ogni sistema effettivamente, pur osservando tempi diversi o spazi diversi, accade la stessa cosa, cioè la particella riesce ad arrivare dall'atmosfera più alta a terra. Quindi è importante considerare questi effetti come qualcosa di combinato, altrimenti non ci sarebbe esattamente l'uguaglianza delle leggi fisiche rispetto a ogni sistema di riferimento. È necessario introdurre sia la dilatazione dei tempi che la contrazione della lunghezza. Ora cerchiamo di capire però che cosa si contrae esattamente. Allora qua bisogna fare un altro esperimento mentale. Immaginiamo un aereo, o banalmente come fece Einstein, un treno, che entra all'interno di un piccolo buco, quindi per esempio potrà essere una galleria, e si muove con una velocità molto vicina a quella della luce. Se si contraessero anche le direzioni perpendicolari a quella del movimento, cioè le direzioni che non sono quella del moto, ci sarebbe un problema. Perché? Perché ognuno vedrebbe l'altro stringersi. Quindi il treno vedrebbe la galleria stringersi, mentre la galleria vedrebbe se stessa normale, ma il treno stringersi. Quindi per la galleria il treno ci passa dentro, ma per il treno lui non entra nella galleria. Che assurdo, perché o ci entra o non ci entra il treno, no? Quindi Einstein disse che la contrazione delle lunghezze è un fenomeno che c'è, ma solo rispetto alla direzione del movimento. Si contrae solamente la direzione lungo cui si muove l'oggetto, si muove il sistema di riferimento. Non si possono contrarre le altre due direzioni, perché sennò si avrebbe questo paradosso. Andiamo avanti. Ok. Ecco, da questa contrazione degli spazi notiamo delle conseguenze molto interessanti. Prendiamo per esempio due fili elettrici. Se in un filo elettrico non c'è corrente, abbiamo una distribuzione abbastanza uguale di cariche elettriche, in realtà sono sempre bilanciate, però diciamo che il loro movimento relativo non c'è, non si muovono tra loro le cariche, non sono organizzate, non sono orientate le cariche come movimento all'interno del conduttore. Se invece vado ad introdurre una corrente elettrica, le particelle positive, che sono i nuclei degli atomi del conduttore, rimarranno ferme. Si muovono invece gli elettroni, che sono quelli che appunto determinano la corrente elettrica. Ora però, se io mi metto rispetto al sistema di riferimento degli elettroni, ok, di un altro cavo, e anche dal mio punto di vista scorre una corrente, allora io che sono un elettrone mi muovo solidale agli elettroni dell'altro conduttore, ok? E facendo questo però i nuclei che sono fermi mi appariranno contratti, quindi ne vedo in realtà di più, sono più fitti, perché muovendomi solidalmente con l'elettrone vedo tutto quanto il resto che non si muove insieme a me stringersi, quindi in realtà nel filo si addensano cariche positive. Quindi perché due fili percorsi da corrente si attraggono se la corrente va nello stesso verso? Una volta si diceva, beh, c'è un campo magnetico, il filo percorso da corrente produce un campo magnetico, l'altro filo sente questo campo magnetico e si muove di conseguenza. In realtà la relatività ristretta rende inutile definire un campo magnetico, perché il campo magnetico non è altro che una manifestazione relativistica del campo elettrico. Cioè non c'è nessun campo magnetico, non esiste il campo magnetico.
è semplicemente una manifestazione relativistica del campo elettrico. Qua ci sono cariche in movimento, ci sono forze elettriche, le forze magnetiche non esistono. Cioè io le vedo dal momento in cui c'è una carica che si muove. Infatti, se ci guardiamo bene, le proprietà dell'elettromagnetismo sono molto strane. Per esempio, una forza magnetica non agisce su una particella carica ferma. Deve per forza muoversi una carica elettrica per subire una forza magnetica. Perché? Beh, perché è proprio un effetto relativistico. Anche se la velocità degli elettroni è molto bassa rispetto a quella della luce, comunque le forze elettriche sono così forti, ci sono talmente tanti elettroni nel filo, che producono una contrazione molto significativa, una contrazione delle cariche positive che ha un effetto abbastanza intenso, che noi misuriamo sperimentalmente, cioè il campo magnetico si può misurare, ma non è qualcosa di nuovo rispetto al campo elettrico. È semplicemente una manifestazione relativistica di questo campo, che è il campo elettrico. Ok, andiamo ora a arricchire la teoria di Einstein con un concetto estremamente importante nella fisica relativistica, che è lo spazio-tempo di Minkowski. Minkowski cosa dice? Dice, beh, noi ci muoviamo nello spazio, ma anche nel tempo. Secondo me, spazio e tempo non sono del tutto indistinti. Allora, visto che lo spazio è tre dimensioni, il tempo è una dimensione, inventiamoci bene uno spazio-tempo di quattro dimensioni, mettendo insieme le tre dimensioni spaziali e quella temporale, ok? Quindi in pratica questo spazio-tempo di Minkowski che cos'è? È la collezione di tutto ciò che è stato e sarà. In questo spazio c'è tutto ciò che è esistito, esiste e esisterà sempre. Ovviamente non possiamo rappresentarlo non possiamo rappresentarlo perché non abbiamo modo di rappresentare quattro dimensioni, un po' il discorso che facevamo con Ludovico l'altra volta. Però cosa posso fare? Beh, immagino che riduco le dimensioni spaziali a due, quindi diventa un piano lo spazio, e aggiungo un altro asse che è il tempo. Dato che su due assi ho lo spazio e su un altro ho il tempo, per uniformare anche questo asse a uno spazio moltiplico per c. C per il tempo fa una lunghezza, velocità per tempo fa una lunghezza, e quindi ho effettivamente 4, in questo caso 3, dimensioni, tutte esattamente confrontabili. Ok, in questo spazio di Minkowski esiste il cosiddetto cono di luce, che praticamente è una circonferenza che va via via che stringendosi. Perché? Perché il presente che cos'è? È l'intersezione dell'istante di tempo che io misuro con l'orologio con lo spazio di Minkowski. Cioè, è un po' come se io tagliassi un salame a metà, no? E guardassi la circonferenza. Lo spazio-tempo di Minkowski è una struttura a quattro dimensioni, una varietà quadridimensionale. Il presente per noi è solamente una fetta di questo spazio. Ok, allora, immaginiamo una circonferenza di luce e vediamo come si evolve nel tempo. Ok, qua se io metto un impulso di luce vedrò che l'area illuminata man mano si aumenta sempre, perché la luce si muove con la velocità della luce e quindi la circonferenza va allargandosi sempre di più rispetto al tempo, man mano che vado avanti col tempo la circonferenza si allarga perché la luce si propaga. Stessa cosa posso fare invece al contrario, cioè puntando la luce verso un centro e vedendo come arriva verso il centro. È quello che faccio nel passato. Allora, siccome nulla può muoversi più veloce della luce, tutto ciò che ha causato l'evento che sta all'origine è tutto contenuto dentro questo cono, che si chiama passato assoluto. Il cono inferiore si chiama passato assoluto perché racchiude tutti gli eventi che lì nel principio possono aver causato l'evento attuale, cioè l'evento in cui sono ora. Un evento in relatività è l'insieme di quattro coordinate, tre spaziali e una temporale. Quindi un evento io lo posso definire dicendo un istante di tempo e tre coordinate spaziali. Quindi se qua io ho il passato assoluto, qua avrò il futuro assoluto, cioè tutti gli eventi che in linea di principio posso causare. Tutto ciò che sta fuori questo cono non mi ha mai causato e non potrò mai causarlo. Cioè non ho nessun nesso causale, perché oltre ad avere una struttura geometrica, questo spazio-tempo,
ha una struttura cosiddetta causale, cioè si basa su delle cause, ok? Si basa su delle cause. Tutto ciò che è al di fuori da questo cono, in realtà io non... dipende dal sistema di riferimento sapere se è contemporaneo o meno al momento attuale. Mi spiego meglio. L'inclinazione di questo piano del presente non è sempre la stessa, ma in base a come mi muovo, l'inclinazione del piano cambia, il piano del presente, no? Questo piano qui. Però non potrò mai muovermi a velocità maggiore di quella della luce, quindi il cono non lo interseco mai. Questo cosa vuol dire? È un po' complesso come concetto. Vuol dire semplicemente che la contemporaneità, cioè quello che nel presente è contemporaneo, è relativo, perché questo piano io posso muoverlo come mi pare. Però quello che mi ha causato, quello che ha causato delle cause su quello che succede adesso, su quello siamo tutti d'accordo, perché il piano non si muoverà mai più sotto di questo cono. Quindi praticamente ci sono degli eventi che per me magari sono contemporanei, per qualcun altro che si muove a un'altra velocità non sono contemporanei. Se il tempo non è assoluto, anche la contemporaneità è un concetto relativo. Però sul passato assoluto e su quello, sul futuro assoluto, siamo tutti d'accordo. Ok, qua c'è una bellissima citazione di Minkowski sul suo spazio-tempo, che dice: d'ora in poi lo spazio di per sé stesso o il tempo di per sé stesso sono condannati a svanire in pure ombre, e solo una specie di unione tra i due concetti conserverà una realtà indipendente. Qua è molto poetico Minkowski, però rappresenta molto bene quello che succede nello spazio-tempo, che è proprio questa, è una commistione tra questi due concetti. Spazio-tempo non sono più isolati, ma sono combinati in un qualche modo. Ok, adesso vorrei mostrarvi un altro grande risultato della relatività ristretta. Facciamo un esperimento mentale. Qua c'è una lampadina. Io la guardo, a un certo punto emette un lampo di luce. Quindi perdendo luce perde energia. Prenderà un'energia meno E. Dopodiché, con la mia navicella spaziale, io parto con una certa velocità però cosa vedo? Io vedo lui che inizia a muoversi, la lampadina. La lampadina inizia a muoversi. Quindi io posso dire che la lampadina ha acquistato una velocità e di conseguenza un'energia associata al movimento, che si chiama energia cinetica, tappa 1. Rifaccio l'esperimento invertendo però le due operazioni, cioè prima parto con una certa velocità e quindi vedo la lampadina acquisire una certa energia cinetica, poi faccio emettere il lampo di luce alla lampadina, però la luce non la vedo più uguale, perché se il tempo passa diversamente tra me e la lampadina, allora anche la frequenza della luce cambierà e di conseguenza l'energia che questa lampadina emette sarà diversa rispetto a me. E Einstein calcolò, non ve lo faccio perché è abbastanza complesso, che l'energia prodotta dalla lampadina quando è in movimento non è più meno E, ma è meno E che moltiplica 1 più V quadro fratto 2C quadro. Questo lo prendiamo per buono perché è abbastanza rumoroso da dimostrare. Beh, però io non ho in nessun modo toccato la lampadina, non ho influenzato la lampadina, ok? Quindi ovviamente l'energia che la lampadina ha nel primo caso sarà uguale a quella del secondo. È abbastanza logico, no? Non ho neanche interagito con la lampadina, non l'ho neanche toccata. Lei si è accesa per i cavoli suoi, io mi sono mosso per i cavoli miei, non c'è interazione tra me e lei, no? Quindi viene da sé che l'energia del primo processo deve essere uguale a quella del secondo processo. Facciamo un po' di conti e vediamo cosa salta fuori. K0 meno E moltiplica 1 più V quadro fratto 2 C quadro è uguale a meno E più K1. Ok, moltiplico E per 1 e per V quadro fratto 2 C quadro, distribuisco la moltiplicazione. K0 meno E V quadro fratto 2 C quadro è uguale a meno E più K1. Meno E e meno E si semplificano,
porto K1 a sinistra e porto E V quadro fratto 2C quadro a destra. E trovo questa equazione che Einstein pubblicò nel 1905 nel suo articolo dal titolo, è in tedesco, comunque ve lo traduco, in cui praticamente lui dice: non è che per caso la massa di un corpo dipenda dal suo contenuto di energia? E Einstein arriva proprio a formularla così, come noi l'abbiamo scritto adesso. K0 meno K1 è uguale a, lui usa L al posto di E, usa Q quadro al posto di C quadro, ma la forma è la stessa. Ora, per vedere le conseguenze di questa equazione che Einstein pubblicò nel 1905, andiamo a esplicitare cosa sono questi K0 e K1. Allora, l'energia cinetica ha questa forma. È uguale a un mezzo per la massa per la velocità al quadrato. La velocità che io impartisco alla lampadina, cioè quella a cui mi muovo io, è la stessa, perché ho fatto così l'esperimento, cioè ogni volta che prendevo una navicella arriviamo sempre alla stessa velocità. Quindi deve per forza cambiare anche la massa, perché altrimenti, se questo è uguale, cioè se la velocità è la stessa in entrambe le energie cinetiche, mi viene fuori 0 uguale a qualche cosa, che non va bene. Quindi per forza deve cambiare la massa, non c'è altro modo. La massa deve cambiare. Quindi qua mettiamo un mezzo m0 v quadro meno un mezzo m1 v quadro è uguale a e v quadro fratto 2 c quadro. Qualcuno forse avete già cosa salta fuori da qua? Ok? Moltiplico per 2 ogni termine, questo qua va via, questo va via, questo va via. Semplifico la velocità. Ok, poi faccio un'operazione, chiamo m la differenza tra le due masse, cioè la massa persa sostanzialmente. Qua mi rimane m0 meno m1, che è proprio m, uguale a e diviso c quadro, o come l'avete vista più spesso, e è uguale a c. Ok. Il bello è che Einstein fece proprio questo ragionamento per arrivare a questa equazione. Cioè, qua ho tolto un pezzo perché volevo semplificarlo, quindi non vi ho spiegato come si arriva a questa formula qua. Cioè, ma Einstein nel suo articolo l'ha messa proprio in questi termini lui, l'equivalenza massa-energia. Proprio in questi termini qua. Ok, vediamo quindi le conseguenze. Questa formula ci dice, adesso per negarlo non scrivere, però la conoscete abbastanza. Un po' più in grande, perché sennò. Ok, allora. Dicono di altro colore. Ci ha messo più di 3 quarti d'ora, però. 50? Ho fatto dei pezzi, cioè ho proprio scelto quello che bastava. Ho selezionato proprio il minimo indispensabile per riuscire ad arrivarci. Però penso che sia divertente, insomma, riuscire a farla venire fuori. Ecco, vediamo un po' le conseguenze. Ci dice che praticamente la massa è una forma di energia e l'energia contribuisce alla massa di un corpo, quindi di fatto sono due manifestazioni della stessa entità. Non ha senso parlare di massa, non ha senso parlare di energia, ha senso parlare di massa e energia, cioè sono la stessa cosa da punti di vista diversi. È la stessa entità fisica. Quando trasformiamo della massa in dell'energia, che è una cosa possibile, questa equazione qua non ci dice quando è possibile, come è possibile, perché è possibile. Ci dice solo che quando trasformo della massa in energia, ottengo un'energia che è uguale alla massa per c al quadrato. Attenzione, ripeto, non dice niente su quando, come, perché succede. Dice quando succede, succede così. Se io perdo poca massa, questa poca massa comunque la vado a moltiplicare per la velocità della luce, che è già un numero abbastanza alto, 300 milioni di chilometri al secondo, 300 milioni di metri al secondo, al quadrato, quindi un numero spaventoso. Mi va a liberare un'energia molto molto intensa, che è quella per esempio che sprigiona il sole, che producono le centrali nucleari o la bomba atomica. Ok, abbiamo finito la parte sulla relatività ristretta. Anche qua però rimangono un po' degli interrogativi aperti,
perché ci siamo sempre comunque occupati dei sistemi di riferimento inerziali. Cioè, Galileo si era fermato lì, abbiamo fatto un gran bel discorso, però sempre lì siamo, cioè non riusciamo ad andare oltre il concetto di sistema di riferimento inerziale. Poi, altro grande tema, la gravità non si riesce a far entrare neanche forza nella teoria della gravità costretta, cioè non ci entra, non si riesce a spiegare la gravità in nessun modo. Poi, ultimo punto, non abbiamo mai considerato casi in cui agiscono delle forze. Ok, andiamo avanti. E vediamo come si superano un po' questi problemi. Ok, andiamo ad introdurre due concetti molto importanti. Allora, Isaac Newton nei suoi principi, principi matematici di filosofia naturale enuncia due leggi fondamentali. La prima legge è la forza di gravità, che ci dice, beh, se io ho due corpi con una certa massa ciascuno, questi corpi si attraggono secondo questa legge. Cioè prendo una costante, che è G, che è molto 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 piccola, la moltiplico per la massa dell'uno, la massa dell'altro, divido tutto quanto per la distanza tra di loro al quadrato e ottengo la forza attrattiva, perché la gravità è sempre attrattiva, che si esercita tra le due masse. Dato che in molti casi, per esempio sulla Terra, G ovviamente è costante, la massa della Terra è costante e la distanza tra il mio centro e quello della Terra è abbastanza costante, possiamo prendere tutto questo blocco qua, tranne la massa del mio oggetto, e chiamare tutto questo blocco qua G. E questo G minuscolo si chiama campo gravitazionale. Per adesso si chiama campo gravitazionale. Quindi abbiamo che la forza di gravità è uguale alla massa per il campo gravitazionale. Ok? Il secondo principio della dinamica dice un'altra cosa, che in generale se io applico una forza a un corpo, questo corpo accelera secondo la legge F uguale M per A. Quindi la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. L'accelerazione in pratica ci dice quanto velocemente cambia la sua velocità, quanto aumenta velocemente la sua velocità. Ora però faccio una riflessione molto molto importante da fare. Perché la massa nel primo caso e la massa nel secondo caso sono due concetti in fisica estremamente diversi. Perché? Perché un conto è la massa, per esempio, consideriamo un carrello della spesa. Io dico, è molto pesante se faccio fatica ad accelerarlo, no? Dico che ha una grande massa, che è molto massivo, se faccio una gran fatica ad accelerarlo. Quindi sto applicando la seconda legge. E utilizza una proprietà della massa che è quella di opporsi alle variazioni di velocità. Questa massa si chiama massa inerziale, cioè la capacità di un oggetto di opporsi a delle variazioni di velocità. Esiste però un'altra proprietà della massa, che abbiamo visto prima, che è quella di essere attratta da un campo gravitazionale, di reagire a un campo gravitazionale. Se ci pensiamo bene, queste qui sono due proprietà che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Cioè, un conto è dire che un oggetto è massivo perché faccio fatica ad accelerarlo. Un conto è dire che un oggetto è massivo perché ha una maggiore forza peso. Sono due masse diverse dal punto di vista fisico. Ok, ora però proviamo a fare un breve ragionamento tornando sempre a Galileo. Galileo diceva, voi pensate che i corpi più pesanti cadono più veloci rispetto a quelli più leggeri, no? In realtà vi faccio vedere con un semplice esperimento che questo non è vero, perché prendiamo due masse uguali e lasciamole cadere. Ognuna cadrà con una certa accelerazione, cioè cadrà aumentando la sua velocità in maniera però costante e sarà uguale per le due masse. Ora, se io aggiungo una cordicella tra le due masse, ok? Ho un corpo solo che però ha massa doppia. Quindi secondo voi, che pensate che l'accelerazione dipende dalla massa, c'è un problema, perché in questo caso avrai un oggetto di massa doppia che però è identico ai due di prima. Quindi la massa non può c'entrare nulla con l'accelerazione.
E questo è uno degli esempi dell'intelligenza di Galileo più brillanti, secondo me, cioè è veramente potente come dimostrazione. Questa però si apre, senza saperlo, Galileo aveva già sfondato le porte della relatività generale, che sarà il prossimo lavoro di Einstein che affronteremo. Vediamo di capire perché. Perché se io sono in un campo gravitazionale, ho un oggetto che si muove per effetto di questo campo, io ho che la forza di gravità è proprio quella che mi causa l'accelerazione. Quindi questa forza e questa sono uguali. Quindi posso scrivere che la massa gravitazionale per il campo gravitazionale è uguale alla massa inerziale per l'accelerazione. Quindi, quando è che effettivamente l'accelerazione è uguale, è sempre uguale per ogni corpo? Se le masse vanno via, giusto? Molto spesso si insegna agli studenti di semplificare le masse così. No. Ho due masse, sinistra e destra, le caccio via. Non lo posso fare, perché sono due masse diverse. Lo posso fare una volta che ho studiato la relatività, che so che effettivamente queste due qui sono uguali. È quello che proprio che fa Einstein dicendo, beh, Galileo ce l'ha preso, l'accelerazione è sempre uguale a g in ogni punto, quindi in effetti qualcosa di simile, qualcosa di equivalente c'è tra le due masse. Infatti, se noi diciamo che la massa gravitazionale e la massa inerziale sono equivalenti, possiamo semplificare le masse. E quindi, in uno stesso campo gravitazionale, G, ogni corpo subisce la stessa accelerazione A. E A è uguale a G. Ok, quindi qua noi stiamo notando che in realtà ci sono dei motivi molto, molto forti per sospettare che queste proprietà della massa, massa gravitazionale e massa inerziale, siano strettamente collegate tra loro. Ok, qua abbiamo tre immagini apparentemente sconnesse l'una con l'altra e vogliamo però cercare di trovare un filo conduttore comune. Qua abbiamo per esempio una macchina che accelera. Se noi ci mettiamo su un'auto e diamo gas al massimo, sentiamo una forza che ci spinge dietro la schiena, giusto? Una forza apparente, quella di prima sull'autobus. Una mela su un albero sente una forza. Cosa cambia tra queste due forze? È molto diverso dal punto di vista fisico se io mi inciampo e sbatto il grugno per terra per via della gravità, o se magari inchiodo e sbatto la testa contro al vetro. No, la fisica è la stessa. Non cambia niente. Einstein dice, essere in un campo gravitazionale o essere accelerati è esattamente uguale. È indistinguibile. Poi c'è un altro esempio molto interessante, che è il corpo in caduta libera. Io per esempio immagino di essere questo astronauta, che è quello che si è lanciato, un pilota che si è lanciato dall'atmosfera qualche anno fa, non ricordo come si chiama. Lui, immaginiamoci di mettersi nel suo punto, nel suo sistema di riferimento. Lui, mentre cade, è senza peso. Non sente il suo peso. Se sono in un ascensore con una bilancia sotto i piedi e taglio il cavo sopra l'ascensore e cado in caduta libera, cosa segna la bilancia? Zero. Perché l'ascensore cade insieme a me. Se io avessi una pallina con me sull'ascensore e mentre l'ascensore cade la lasciassi ferma, resterebbe lì la pallina. La vedrei sempre davanti a me, perché cadrebbe insieme a me. Quindi apparentemente l'ascensore, che è accelerato, si comporta come sistema di riferimento inerziale. Anche se c'è una forza. Quindi Einstein dice, ragazzi, basta parlare di campo gravitazionale, di accelerazione. The square, no? Basta distinguerli. E questo ha delle grandi conseguenze. Enunciandolo per bene, non è possibile compiere alcuna misura che permetta di capire se un corpo è in un campo gravitazionale o in un sistema di riferimento accelerato. Ok. Ora però Einstein si era anche stufato di dire
vabbè, le leggi della fisica valgono solamente per i sistemi di riferimento non accelerati, quindi inerziali, ma perché? Io posso benissimo compensare con un campo gravitazionale gli effetti di un'accelerazione. Se io sono su un ascensore che accelera verso il basso, ma ha un campo gravitazionale, gli effetti si livellano tra loro. Quindi in realtà deve esistere una formulazione della fisica che vada oltre il concetto di sistema di riferimento inerziale, perché posso sempre ricondurmi a una circostanza inerziale spegnendo, accendendo i campi gravitazionali, se potessi farlo ovviamente. Vediamo come è possibile riuscire a creare questa nuova fisica abbandonando il concetto di sistema di riferimento inerziale e abbracciando invece questi due principi, equivalenza e equivalenza massa inerziale e massa gravitazionale. E il modo in cui lo fa è esattamente questo. Se no, ok, vediamolo qua prima. Io mi sto muovendo, sto accelerando verso l'alto su un razzo. La luce curverà. Perché? Perché mentre io la sto facendo andare, sto accelerando, quindi la curva che mi descrive la luce non è più una retta, ma è una parabola, perché sto cambiando la velocità. Prima, nell'esempio del triangolo, era comunque rettilinea il percorso della luce perché non c'erano accelerazioni, ma se introduco un'accelerazione la luce curva. Beh, se è vero il principio di coerenza di prima, anche in un campo gravitazionale la luce deve curvare, no? Ok, quindi per esempio qua siamo attorno al Sole, dietro al Sole c'è una stella, se mi metto qua, sulla Terra, vedo la stella qua. E questo si è visto, si è fatto. Beh, perché? Perché in realtà quello che la massa fa, e questo è il grande traguardo di Einstein, è curvare lo spazio. Cioè, non è che il Sole attragga ed eserciti una forza sulla luce. È orribile pensare che ci sia qualcosa che tira la luce, no? Beh, lui dice, non c'è una forza di gravità che attira la luce, semplicemente io sto curvando lo spazio. Cioè, quelle che prima per me erano linee dritte, se non c'era il Sole, aggiungendo il Sole non sono più linee dritte. Noi sappiamo che la luce si muove sempre in linea retta, però in presenza di un campo gravitazionale o di un'accelerazione non lo fa più. Non perché diventa matta la luce, ma perché è lo spazio che è curvato. Ok, questa è una cosa molto forte da dire, è sempre molto emozionante, ma la forza di gravità non esiste. Newton era disperato perché stava lì degli anni e diceva, bene, ho scoperto che la legge della gravità è questa, G per M1, M2 fratto R quadro, ma io non ho ancora capito perché c'è questa forza, e si era proprio rassegnato, una realtà più vasta, mi arrendo, non saprò mai cos'è la gravità. Arriva Einstein che diceva, per forza non lo trovavi, la gravità non esiste, è lo spazio-tempo che si curva. Ok, ora vediamo di capire un po' meglio cosa succede. La presenza di masse incurva lo spazio-tempo, che è quello di Minkowski, quello che di cui abbiamo parlato prima. Questa qua è l'equazione di campo di Einstein, è un'equazione a elevata tensoriale abbastanza complessa, sia da ricavare che da utilizzare, per cui non farò calcoli a partire da questa, però è lei che ci descrive, sapendo la posizione delle varie masse, la distribuzione delle masse, come si curva lo spazio-tempo. Dopodiché i corpi si muovono seguendo le linee più corte possibili sullo spazio-tempo. E queste sono le linee geodetiche, cioè le linee più corte possibili tra due punti dello spazio. Noi sappiamo che nello spazio euclideo, quello che conosciamo noi, la luce va a linea retta perché? Perché la retta è il modo più veloce per unire due punti, più corto per unire due punti, nello spazio euclideo. Nello spazio-tempo curvo invece non è più la retta o il segmento ad unire due punti con la distanza minima, con il percorso minimo. E vediamo qualche esempio. Allora qua abbiamo alcuni esempi di come le masse incurvano lo spazio-tempo. Qua abbiamo una superficie ellittica
che è proprio questa. Ok, e qua iniziamo a fare qualche ragionamento. Per esempio, abbiamo detto che le masse si muovono lungo le geodetiche, che sono le linee più corte tra due punti. Mettiamoci sull'equatore e prendiamo due punti a caso. Ok? Ok. Le geodetiche su questa superficie sono i meridiani. La luce si muove su questa superficie secondo i meridiani. Quindi se io prima avevo due linee parallele e curvo lo spazio-tempo, le linee si intersecano. Cioè rimangono geodetiche ma si intersecano, perché ho curvato lo spazio-tempo. Cioè se prendo un foglio e lo voglio appiccicare su un mappamondo, mi si devono incontrare questi meridiani, no? Beh, allora semplicemente due masse che si muovono nello spazio non è che esercitano una forza sull'altra, semplicemente ciascuna incurva lo spazio-tempo e quindi andando avanti a questo punto si incontreranno le masse. Non perché c'è una forza, ma perché è lo spazio-tempo che è formato. Qua c'è un altro tipo di superficie descritta dalle equazioni del campo di Einstein, che è quella iperbolica, che è quella per esempio delle patatine Pringles. Sono superfici iperboliche. Se io prendo tre punti su una patatina del Pringles e unisco i tre punti con le linee più corte possibili, ottengo una cosa simile a questa. Se io misuro gli angoli e faccio la somma degli angoli interni del triangolo, non fa 180, fa un po' meno. Se io prendo un triangolo su una superficie ellittica e misuro gli angoli, non fa 180, fa un po' di più. Quindi ci rendiamo conto che andare a fare dei calcoli su queste superfici è qualcosa di estremamente complesso, perché prevede che io ridefinisca tutto quello che ho sempre saputo sulla geometria. Cioè snatura completamente qualunque concetto che posso aver acquisito. Devo dimenticarmi tutta la geometria che so fino adesso. Quindi su questa parte non riesco a fare dei calcoli, perché sarebbe veramente molto complicato. Ok, per concludere un piccolo esempio di come effettivamente la relatività sia attorno a noi, come influenzi la vita di tutti i giorni in un certo senso. Beh, se le masse curvano lo spazio-tempo, il tempo scorre sulla Terra a una velocità diversa da quella per esempio dei satelliti. Cioè, visto che lo spazio-tempo è curvato, io non mi aspetto che la velocità con cui procede il tempo sia uguale in ogni sistema di riferimento, sia sulla Terra che fuori dall'atmosfera. Saranno tempi diversi. E infatti nei primi satelliti che mandarono in orbita c'era proprio il problema che l'orologio lassù e l'orologio qua non andavano insieme. E quindi il primo esperimento di tecnologia GPS fu un clamoroso disastro, perché accumulava ogni giorno 14 km di errore. Cioè una cosa spaventosa, perché non teneva conto della dilatazione dei tempi dovuta alla gravità, al campo gravitazionale. Quindi in realtà la precisione e l'accuratezza dei nostri GPS, anche quelli del nostro telefono, si affidano completamente all'equazione di campo di Einstein per funzionare. Cioè, potrebbe sembrare qualcosa di assurdo, di difficile da vedere, da sperimentare, da vivere al lato pratico, però invece noi ci contiamo sulla relatività, cioè noi ogni giorno facciamo affidamento sulla relatività. Cioè, magari non tutti quando arriviamo in macchina pensiamo: oh guarda che bello, adesso uso la relatività generale di Einstein per capire come fare ad arrivare a Bologna. Tu sì. Però bisogna ringraziare Einstein se funziona il GPS. Cioè, la relatività è davvero attorno a noi e ne facciamo veramente uso tutti i giorni. Con questo concludo la presentazione e spero che... Qualche domanda? Sì. No, io non sono sicura di aver capito benissimo la questione, appunto,
No, gravità sì, spazio puro. Cioè non riesco appunto proprio perché anche a scuola, cioè tutto questo non si affronta mai. O si fa, non so, il nostro professore fece una roba, sì, poi c'è successo questo, così tanto all'ultima lezione, che, cioè fondamentalmente è stato inutile, nel senso che non, mi volevo chiedere se potevi, quale parte esattamente, scusa, devi spiegarmi un attimo appunto come si è, come è arrivato a appunto capire la questione che lo spazio che si incurva, cioè cosa, non ho ben capito quel passaggio lì. Cioè, come lui l'ha intuito? Esatto, non ho ben capito quello. Questa è una bellissima domanda, bisognerebbe chiederlo a lui. Cioè, semplicemente ha avuto un'intuizione abbastanza fortunata. Era un genio, non a caso anche per questo, cioè. Non te lo saprei dire con esattezza, però lui si è impegnato a ricercare una formulazione della fisica in cui valessero questi principi, cioè ha fatto anche un po' un lavoro di esclusione, se vogliamo, cioè il grado dell'intuizione cercava di trovare qual era quella formulazione che facesse vivere sia questo principio di equivalenza e sia il fatto che le leggi della fisica sono le stesse in ogni sistema di riferimento, togliendo la parola inerziale. La mia domanda era più semplice in realtà, però mi volevo sentire, cioè proprio l'esperimento che lui ha fatto, non ho capito quello, l'esperimento che lui ha fatto. Per verificare che lo spazio tempo fosse curvo? Esatto, quello non ho capito. Ok, allora la prima conferma che Einstein ebbe della curvatura dello spazio tempo fu osservare la luce di una stella che si trovava dietro il Sole venire deviata lungo questa traiettoria. Perché? Perché se io faccio curvare la luce, chi sta qua sulla Terra non sa che ha curvato la luce, si aspetta che la luce vada dritta. Quindi lui si immagina che la luce venga da qua, ok? Però, visto che in realtà la luce è qua e viene curvata, in realtà io la percepisco come se fosse presente qua, anche se in realtà qua non c'è. Quindi questa fu la prima grande osservazione che fece Einstein durante un'eclissi, per cui doveva riuscire comunque a vedere sia la stella che comunque avere il sole in mezzo ai piedi, quindi dovette aspettare l'eclissi, quindi riuscire ad oscurare il sole per riuscire a vedere questa stella che si muoveva, okay? Cioè l'immagine della stella che si muoveva, cioè lui aspettò che arrivasse l'eclissi per non avere la luce del sole. Ha avuto molta pazienza e vide proprio questa cosa, vedeva che una stella che doveva comunque stare dietro al sole, che quando capitava in coincidenza col sole veniva spostata di qualche grado, di qualche centesimo frazione di grado. E però tutto questo era consistente con le previsioni di Einstein, cioè la sua equazione di campo prevedeva in maniera brillante, questa equazione qua prevedeva in maniera brillante come dovesse curvarsi lo spazio-tempo in questo caso. E infatti questo esperimento era poi in accordo con le previsioni teoriche. Allora, quindi non è solo lo spazio che curva, anche il tempo? Allora, sostanzialmente la curvatura viene proprio rispetto al tempo. Ma quindi non dovrebbe, cioè in punti diversi della Terra, non dovrebbe passare in maniera diversa? Non so se riesco a spiegarmi. Dipende dal fatto che non raggiungiamo velocità molto alte, che non si intuisce la differenza. Cioè nel senso, io potrei invecchiare meno velocemente in un punto della Terra rispetto a un altro? Capito cosa voglio dire? Allora, diciamo che il campo gravitazionale sulla Terra è omogeneo, cioè mi posso muovere attorno alla Terra, ma la distanza tra me e il centro della Terra rimane comunque quasi sempre la stessa, e la costante di gravitazione è la stessa e la massa della Terra è la stessa, quindi comunque il campo gravitazionale è lo stesso tutta quanta la Terra. Quindi muovendomi attorno alla Terra comunque non noto sostanziali differenze. Però sta comunque di fatto che la nostra testa, per esempio, è un po' più vecchia dei nostri piedi. Ok. Perché il tempo scorre più lentamente più vicino al centro della Terra. Se abbiamo due persone dalla stessa età, uno che sta a livello del mare, uno che sta nelle montagne più alte, cioè ovviamente le differenze sono minime. Sono minime. Però ci sono. Okay. Se io prendo orologi molto 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 precisi,
e ne metto uno sull'Everest e uno a livello del mare, dopo molto tempo la vedo come una differenza. Per quanto strano possa sembrare, è così, l'abbiamo fatto, l'abbiamo verificato. È così. Può non piacerci, però la natura è questa. Quindi la gravità non esiste fuori, cioè la gravità non esiste come forza. Cioè lui disse, essere in un campo gravitazionale o essere accelerati è uguale. Così, visto che non ho nessuna forza quando vengo accelerato, quella che io sento è una forza apparente, perché anche accelerando il curvo lo spazio-tempo, e quindi sento una forza apparente. Allo stesso modo, anche quando sono in un campo gravitazionale, sì, vabbè, io la forza la sento, la misuro, cioè non è che mi butto giù da un palazzo perché tanto la gravità non esiste. Cioè, io questa forza la misuro. Però è una forza apparente, come lo è la forza che io misuro su un autobus quando inchioda. È dovuta al fatto che lo spazio-tempo è curvo, non al fatto che c'è una forza. Il senso è questo. Anche perché è un po' strano pensare che due oggetti distanti tra loro riescano a influenzarsi, a trarsi senza toccarsi. Se io, per esempio, sono... Non tocco neanche terra, sono magari in cielo, e la terra è sotto di me, comunque esercita su di me una forza. Come fa? Non mi tocca. Come fa a interagire con me? Proprio per questo motivo, che in realtà non è che la massa produce una forza su un'altra massa. Semplicemente le masse entrambe incurvano lo spazio-tempo. C'è un bellissimo giochino, che è più che altro un'analogia, che si può fare. Mi servono due volontari per tenermi lo spazio-tempo. Questo è lo spazio-tempo di Minkowski, questo no, tratto qui. È una pura analogia, non ha nessuna pretesa. Ok, cerchiamo di tenerlo teso, lo fatto orizzontale. Ok, qua abbiamo la prima massa. Da solo ovviamente non si muove. Se io aggiungo una massa nel mio spazio-tempo, ok, aggiungo una massa nello spazio-tempo, a questo punto la pallina piccola va verso quella grande. È un'analogia questa, ovviamente non è così che funziona, perché comunque sto usando la gravità per spiegare la gravità. Quindi dal punto di vista logico non è il massimo questo esempio. Però l'idea è questa, cioè se lo spazio-tempo è piatto, quindi non ci sono masse, un corpo non subisce forze. Introduco una massa, lo spazio-tempo si incurva e quindi la pallina piccola va verso la massa grande. Insomma, l'idea è questa. Poi ho fatto anche un altro piccolo giochino, stampato in 3D, per vedere perché i pianeti orbitano attorno al Sole. Praticamente il Sole è un grosso avvallamento nello spazio-tempo, un buco nello spazio-tempo. Quindi se io avvicino un oggetto con una certa velocità a questo buco nello spazio-tempo, quello che fa... Aspettate, è ruotare attorno. Forse da vicino, però inizia a fare una spirale tutta attorno al buco di potenziale, che è proprio quello che succede, cioè la massa incurva lo spazio-tempo e quindi un pianeta che magari passava di lì con una certa velocità inizia a girarsi intorno. Non c'è nessuna forza, lo spazio-tempo è curvo. Però lo spazio-tempo piatto, sì? Non esiste il tempo. No, lo spazio-tempo piatto è la condizione galileiana, cioè il sistema di riferimento inerziale. Galileo... te lo dico bene. Quando lo spazio-tempo è piatto, io non ho nessun tipo di forza, nessun tipo di campo gravitazionale, nessun tipo di accelerazione. Ma non è che il tempo è fermo. Non esiste. Quello dipende dalla mia velocità. Cioè il tempo proprio, quello che io misuro di me stesso è sempre uguale, è il tempo proprio, non cambia. Cioè, un secondo che io misuro stando fermo, un secondo che misuro muovendomi, io lo vedo sempre come un secondo. Qualcun altro magari lo vede diversamente il mio secondo, ma per me è sempre un secondo. Ma però, cioè, sto parlando da ignorante, però voglio dire, il tempo esiste nel momento in cui c'è un movimento, se no non esiste. Perché? Se io sto fermo mi muovo nel tempo. Mi sto muovendo nel tempo io.
si sta muovendo nello spazio. No, sì, sì. Dipende da dove fissi il sistema di riferimento. Se ho un sistema di riferimento solidale con me, adesso non mi sto muovendo, mi muovo solamente nel tempo. Quello che succede nello spazio-tempo piatto, che è questo caso qui, è che non ci sono campi gravitazionali, non c'è accelerazione. E sono i sistemi di riferimento inerziali, cioè un osservatore inerziale è proprio un osservatore in questo caso qua. Galileo parlava. La fisica di Galileo funziona in questo spazio qui. Il tempo esiste, cioè il fatto che non sia curvo. Anche di cose, no, però non è uno spazio piano. Sì, però è una convenzione, cioè vuol dire non esiste nella realtà uno spazio e tempo piatto. No, esatto, quello no. Perché comunque delle masse nell'universo ci sono. Quindi comunque un certo effetto sullo spazio e tempo ce l'avranno comunque. Cioè non esiste semplicemente perché delle masse nell'universo purtroppo esistono. Cioè il tempo esiste nel momento in cui c'è la massa, perché sennò è un movimento, perché? Che senso? Con il termine cosmico non è piatto. Allora, è una formalizzazione che lui ha fatto per la relatività ristretta. Però quindi è piatto. Piatto, non importa parlare di Galileo, basta parlare di Minkowski. Sì, di Minkowski. Poi dopo Einstein riprende quello spazio-tempo e lo curva. Cioè, è vero finché non arriva qualcun altro che dice che non è vero. E Einstein secondo me ha fatto questo. Cioè, ha detto che quello spazio lì non è reale, quello spazio piatto. È un caso particolare, impossibile da realizzare, però è un caso particolare, un po' come il principio di inerzia. Io non avrò mai zero attrito. Però, in generale posso dire che un corpo, se non è soggetto a forze, si muove a velocità costante. Quindi è un caso ideale. Come è un caso ideale lo spazio piatto. Cioè, non si può ottenere per una serie di circostanze sperimentali. Però, teoricamente, non è impossibile. Perdona, la mia domanda nasceva dal fatto che da ignorante ho letto un libro che si chiama Sette lezioni di fisica, non ricordo il nome dell'autore. Chirovelli. Bravissimo, esatto. Per cui mi sembrava di aver capito che nel momento in cui non c'è movimento, l'avevo riassunta così io, non esiste il tempo, perché alla fine. Intanto il movimento è relativo, quindi potrei chiedere il movimento rispetto a che cosa? Forse riferisce il fatto che comunque il tempo è registrato in base allo spazio, cioè sull'orologio della gente. Sì, quello è esattamente vero. Come è anche vero che le masse mutano la velocità è sbagliata, la velocità con cui si avanza il tempo, però rende molto bene l'idea. Diciamo, dipende dalla presenza di masse. Questo è chiaro, in un buco nero, per esempio, se io ci entro, il tempo diciamo che diventa estremamente complesso da definire e potremmo quasi dire che non passa. In un buco nero, per esempio, il tempo effettivamente non passa. Forse passa la velocità. Questi sono concetti un po' difficili da definire più che altro, perché diventa complesso andare a dire cosa vuol dire trovarsi dentro un buco nero. È molto difficile formalizzarli questi concetti, quindi non ci voglio neanche entrare perché diventerebbe quasi proprio difficile capirci. Però diciamo sì, il tempo scorre anche in assenza di masse, anche se un corpo sta fermo. Semplicemente io, in questo spazio-tempo di Minkowski, tutte le traiettorie che stanno dentro al cono di luce io posso percorrerle. E in base alla velocità che faccio, altri osservatori registreranno tempi diversi. Non so se mi sono spiegato, forse no. Ho detto, scusa, nella sì. Formulazione finale, quella più avanti. Questa? No, quella proprio l'ultima. Quella di campo? Sì. Questa? Il G che cos'è? Ecco, questa costante qui, questo G, sì. È la costante che aveva messo Newton nell'equazione della gravitazione universale, cioè in questa equazione qua. Scusa, Einstein ha dovuto recuperare comunque la gravità che non esiste. Ma in realtà comunque lui ha descritto effettivamente le cose come funzionano, Newton. Cioè, non è che si è inventato una cosa che non sta né in cielo né in terra. Effettivamente questa forza io la posso misurare e ha questa espressione. Ok? Ha avuto un'interpretazione superficiale, cioè ha dovuto dire che c'è una forza per spiegare un fenomeno che altrimenti non riusciva a spiegare. Però comunque, fenomenologicamente,
la forza è questa, cioè non è che Newton abbia detto un'eresia, descrive effettivamente il mondo come realmente funziona, però è un livello di interpretazione più superficiale, cioè semplicemente si inventa una forza perché non riesce a fare altrimenti. Poi ti chiedevo, Einstein dice che la gravità non esiste. Sì. Recupera comunque quella costante. Sì, la recupera. Cioè, l'ha dovuto usare, insomma. L'ha dovuto usare perché comunque il fenomeno è quello. Questa costante gravitazionale c'è comunque. Poi in realtà è la causa del fenomeno che non aveva ben compreso Newton. Ma l'effetto sì, l'aveva capito. Quindi comunque nella formulazione di entrambe le teorie, questa è una costante che deve per forza tornare fuori, perché è come effettivamente l'universo si comporta, non può sparire. Diciamo che cambia l'interpretazione di questa costante, ovviamente. E tra l'altro ne aggiunge anche delle altre, perché voi capite che se noi abbiamo solamente delle forze attrattive, ecco, solamente delle forze attrattive, pensiamo per esempio al telo. Se continua a buttare delle masse nello spazio-tempo, prima o poi tutti quanti si schiantano uno contro l'altra, e l'universo collasserebbe. Quindi ha introdotto per esempio questa costante qua, questa lambda qua, che è la costante cosmologica, che introduce una forza repulsiva. Introduce, diciamo, l'equivalente di una forza repulsiva rispetto al ragionamento di Newton, che in realtà si traduce nello spazio, nell'equazione di campo, come un avvallamento, insomma, una curvatura al contrario per compensare quella della gravità. Quindi comunque sì, riprende alcuni elementi da Newton, però diciamo che fa un lavoro molto più profondo di indagine dei fenomeni. Se non ci sono altre domande... No, io vorrei porre una domanda, però esula un po' da questa magistrale lezione che le ha fatto, è stupenda, e almeno io credo di aver capito di più le farine delle reverenda. Però io mi occupo di altre cose e mi chiedo, è stata una rivoluzione del pensiero, non solo scientifica, allora influenza anche la filosofia, certo, il modo di pensare dell'uomo. E lui stesso ha avuto dei dubbi con la famosa formula, no? Con la massa che diminuendo la massa si produce energia, che è bellissimo, no? E la fusione nucleare, no? È stata la conseguenza di questa straordinaria fusione. No? Mm-hmm. È lui che spinse Roosevelt a accelerare gli studi della fusione atomica in modo da anticipare i tedeschi che già erano arrivati a un punto molto avanzato sul piano della stessa riflessione. Quindi questo grande personaggio che è responsabile anche, purtroppo, di quella tragedia che abbiamo vissuto, no, nel 1945 con la distruzione di Nagasaki e di Hiroshima. È pur vero anche che è stato forse una delle bandiere della mia generazione assieme a Bertrand Russell per quanto concerne il movimento pacifista, anche se lui non voleva rammentarlo. Cioè io voglio dire che lui, oltre ad essere stato un grandissimo scienziato, è stato un filosofo che ha messo in dubbio l'idea dell'assoluto, ma l'ha ridefinita nell'ambito di una definizione nuova dell'indeterminatezza. Tant'è vero che la sua visione del mondo era cosmologica, sì, la sua religione era cosmologica. Lui non poteva pensare al Dio persona, ma a un qualcosa di universale, di tanto grande, per cui lui stesso si conciliava con la bellezza, l'armonia e l'equilibrio dell'universo. Ecco, queste cose non so se all'università si studiano, perché c'è un Einstein, no? Che è uno scienziato sociale. Lui ha detto delle cose sul rapporto tra uomo e società, tra uomo e potere, che nessun sociologo, nessun politologo, nessun antropologo è riuscito a esprimere in modo così chiaro. Ecco perché quando si fanno delle lezioni così straordinarie come all'università, bisognerebbe sempre inserire nell'insegnamento, questo vale anche per chi studia più filosofia o antropologia, come nel caso mio, no, l'importanza delle acquisizioni scientifiche. Questa mancanza di un rapporto tra le scienze umane e la scienza porta a delle deformazioni, per cui alla fine gli uni, no,
diffidano di quello che dicono gli altri e non c'è comprensione, sono due mondi che vanno per conto proprio. Invece è arrivato il momento di interagire, questo lo dico soprattutto alle giovani generazioni, e bisogna avere coraggio di affrontare queste questioni. Ad esempio, queste serate, io vengo anche da fuori, tra l'altro, grazie all'assessore, alla signorina Sara, non sei introdotto, le trovo geniali, no, per il modo come vengono condotte, geniali perché danno la possibilità del confronto. Però la domanda che io pongo, Einstein, per il futuro, cosa può ancora insegnarci? Allora, riparto un po' dalle premesse della domanda perché mi è un po' più comodo. Allora, è verissimo il fatto che ci deve essere un rapporto molto proficuo tra le scienze e la filosofia. Io per fortuna faccio anche un corso di didattica della fisica, in cui ho modo anche di approfondire un po' queste tematiche perché credo che siano molto importanti e indispensabili per andare poi a insegnare la fisica a delle altre persone. Ecco, tornando ad Einstein, è verissimo quello che diceva lei, cioè che Einstein aveva una visione spinozista della religione, cioè lui credeva veramente che Deus sive natura, la natura è Dio, le leggi della fisica sono Dio, perché da loro dipende tutto, il mio Dio è la fisica, non serve nient'altro, è tutto quanto lì, è un po' questa che controlla come l'universo si muove, non c'è bisogno di introdurre un Dio, per lui Dio era l'universo, la natura così com'era, e ovviamente lui era anche fortemente attratto da un'idea di bellezza, di armonia e di universalità delle sue leggi. Non a caso lui ha abbandonato il concetto di sistema di riferimento inerziale proprio perché non gli andava per niente bene il fatto che le leggi fisiche fossero le stesse solamente in alcuni sistemi di riferimento che non si riesce neanche bene a capire cosa di speciale. È proprio in virtù di questa sua riflessione filosofica, estetica, che Einstein ha proprio introdotto la curvatura dello spazio-tempo, quindi mi ritrovo perfettamente. Ecco, non mi ritrovo invece sul discorso che lei faceva sul legame tra Einstein e la bomba atomica. Perché per quanto è vero che comunque Einstein ha scoperto l'equivalenza tra massa e energia, e per quanto comunque è verissimo che la bomba atomica si basa su quel principio, un conto è scoprire la realtà, un conto è applicarla. È stato più che altro Fermi a lavorare al progetto Manhattan, a spingere molto per la bomba atomica, cioè il progetto proprio ingegneristico della bomba atomica, che è abbastanza interessante come progetto, cioè era veramente fatta ad hoc, cioè tecnologicamente parlando è un'impresa eccezionale costruire una bomba atomica, non è una cosa così la facciamo nello scantinato, cioè è veramente interessante, ci vogliono delle competenze veramente immense, però un conto è la scoperta dei principi, un conto è l'applicazione che si fa di questi principi, e mi risulta che sia si risulta che sia più Fermi aver spinto in quella direzione che non Einstein. La sollecitazione storica, c'è una lettera di Einstein a Rutger, nella quale si dice di affrettare gli studi, no? Che hanno la fusione, perché altrimenti la Germania nazista. La fusione o la fissione? Progetto era già partito. Era già partito, anzi, è andata molto vicina. Ma la fusione o la fissione? La fissione è quella dell'uranio? Sì. Cioè, non è che magari lui intendeva di utilizzarla per le centrali nucleari o proprio per la bomba atomica? E a quel punto è un cono d'ombra. No, io credo che sono molto sepazionevole che voglio mettermi ora a leggere le citazioni, però è pur vero che lui è spesso avuto un rimorso. È un uomo, nell'apparenza non sembrava, era scherzoso, molto ilare, molto disponibile nei confronti degli altri. Invece si portava dietro questo affanno, questo sentirsi in certo qual modo corresponsabile di un evento al quale lui stesso aveva partecipato, anche se teoricamente, poi è stato, per carità, sono stati tanti passaggi, poi alla fine Fermi che è riuscito, su questo non dubbi, ma quella sollecitazione è storica, è un documento storico proprio, veramente. Questo non toglie niente a Einstein. In quel momento Toscanini raccoglieva soldi e dei concerti perché gli americani bombardassero le città italiane, no? È chiaro, nella guerra si cerca anche di finirla prima. Io non voglio togliere niente a Einstein, uno dei miei, fa parte della nostra coscienza collettiva, della mia generazione. Guarda, Einstein è stato per noi un simbolo, come Bertrand Russell.
entrambe, no? Però è chiaro, ci sono anche questi punti che vanno discussi, perché al momento opportuno, quando si scatenano purtroppo questi conflitti e sono all'ordine del giorno, tutto è possibile, anche le menti più eccelse possono fare errore. Ma però c'è un altro dubbio in Einstein, che per me è straordinario. Una mente eccelsa come lui dubitava dell'intelligenza dell'uomo comune, perché sapeva che in un modo o in un altro queste grandi scoperte non avrebbero risolto i problemi della società. E qui ci sono veramente tante lettere e tanti documenti che lui ha pubblicato. C'è una revisione del Partito di Einstein per dare un'impostazione veramente di metodo al modo anche di fare politica, al modo di sentirsi parte della società, non dell'individuo. E questo l'ha detto lui, l'ufficiale citazione. Sì, a proposito di questo, mi viene... Cara consigliera. sì, cioè, un altro aspetto molto importante, per esempio, è l'esperimento mentale. Abbiamo visto tantissimi tipi di esperimenti mentali, cioè esperimenti che non importa realizzare, semplicemente io me li rappresento, cerco di capire come funzionano e alla fine riesco a capire cosa succede. Beh, in quegli anni era anche molto, molto in voga, andavano molto di moda le distopie, si leggevano moltissime distopie, che sono anche loro esperimenti mentali, cioè io non mi metto a realizzare una popolazione in cui ci sono quelle leggi, ci sono quelle circostanze lì, però immagino come sarebbe se. Quindi davvero Einstein ha saputo unire il suo modo di concepire la fisica attraverso questi strumenti, che sono gli esperimenti mentali, e di saper fare un parallelo anche con la politica e la sociologia. Einstein era molto molto bravo in questo, era un grandissimo pacifista, come ricordava anche lei, tant'è che quando arrivò al posto di New York chiesero di che razza è lei, lui rispose subito umana. C'era un grandissimo antirazzista, un grandissimo pacifista Einstein. Era interessato di politica, sì, questo è verissimo, e cercava comunque una visione unificata dei due, di questi due aspetti dell'intellettuale umano, insomma. Grazie. Io ringrazio di nuovo Lorenzo per questa lezione, ringrazio voi per la partecipazione e vi invito all'iniziativa del 25 novembre sempre qui con un relatore sempre castellano, Federico Di Giacomo, che ci parlerà appunto di Galileo. Grazie a tutti, buonanotte.